Ragazzi, vi richiamo tutti quanti a un comportamento e a un linguaggio sobrio, perché al 342 00 00 700 ci hanno scritto molti sacerdoti e molto personale ecclesiastico. Operatori sì. Ecclesiastici. Ma quali così? Operatori. Lo chiediamo a loro, guarda come si vogliono far chiamare. Accogliamolo come si deve. Che bello che ci sia Don Pietro. Ma sai che ragazzi, come state? Molto bene. Come stai tu? Tutto bene? Benissimo, mezzo addormentato come sempre, ma molto bene. Allora, pensa, Don Pietro, tutto torna, perché prima abbiamo passato Pappalardo. I più age di voi ricorderanno che la prima tournée di Aggiungi un posto a tavola c'era, oltre Paolo Panelli, Johnny Dorelli, Pappalardo, ragazzi, c'era Adriano Pappalardo. Perché fai quella faccia? No, stavo per dirne una, voglio continuare, voglio parlare con Don Pietro, e quindi non la dico. Se un uomo a dilla, dai. No, allora Don Pietro, poi non potrò più parlare. Vediamo che ho anche sentito parlare di Papa Lardo, dato che parliamo di questo, quindi Papa molto grasso, a posto. C'è l'inferno per questa roba. Temperatura è scesa da 2 gradi a meno 0, comunque. Fai finta di nulla, finta di nulla, è stato allora, eliminato. Don, supponiamo che cominci per voi operatori ecclesiastici un periodo complicato, cioè complicato, bellissimo tra l'altro, no? Iper intenso, guarda, davvero tantissime cose da fare. I preti che abitano lì vicino a Milano sono presi con le benedizioni delle case, se no si parla di novena, si parla di tanti appuntamenti legati al Natale. È normale che così ci prepariamo, cerchiamo di farla al meglio. Senti, Don, la domanda che ci siamo fatti, ma se non si trova appunto il certificato di un sacramento, si può ripetere? Io sapevo di no. Assolutamente no, nel senso che... Il battesimo viene fatto una volta sola. C'è un caso specifico quando, per esempio, se uno dovesse adottare un bambino e non si ha la certezza che questo bambino sia stato battezzato, si fa un battesimo sotto condizione, si dice. Normalmente i sacramenti non si ripetono, almeno battesimo e cresima, e quindi di solito basta chiedere alla parrocchia dove sei stato battezzato. Questa cosa non è sempre chiara agli sposi, so che si stava parlando del tema del matrimonio. Sì. E quindi il rischio di solito è quello che loro pensano che fanno il corso e poi dicono siamo pronti per sposarci, e invece c'è fatta una parte prima, che si tratta di incontrare il prete e di svolgere quella parte burocratica di raccolta documenti e di pubblicazioni che servono poi per procedere col matrimonio. Quindi... se uno fa queste cose si accorge che i documenti ci sono o non ci sono, logicamente, ragazzi. Chiaramente, donne, dipende un po' da voi, se poi la coppia, beh, non siete pronti, quindi giusto? Ma noi assolutamente non vogliamo bloccare nessuno, noi vogliamo gioire del loro amore sperando che gli vada bene. Senti, ho capito, c'è capitato proprio il caso di una persona che ha perso il certificato di battesimo e diciamo non c'è più lo stesso Don, la parrocchia non ha il documento. Come può fare ad averlo? Allora, anche se cambiano i preti, la parrocchia ha un registro che era cartaceo, adesso c'è anche la versione digitale. Quindi comunque, nonostante il tempo che passi, se è stato registrato quel documento, si può sempre avere un certificato che fa riferimento a quell'attestato cartaceo. Don, ti faccio questo esempio perché è personale. Mia figlia è stata battezzata in un campo... e il prete è stato scomunicato a Divinis. Giuro che è tutto vero. Quindi, sacramentale. Non posso parlare, scusa. E quindi lì come faccio ad avere il certificato? Secondo me bisognerebbe vedere la parrocchia nella quale situava quella celebrazione lì. Tra l'altro, hai detto questo esempio tuo personale, viene subito in mente l'esempio di quel prete che poi è stato appunto scomunicato e aveva celebrato una valangata di matrimoni, appena uscito anche un film su questo tema. Calcola, è stato scomunicato per motivi, cioè nel senso che lui ha lasciato, come si chiama, aveva una relazione sentimentale, quindi la tonaca adesso non so. Sono due cose diverse, scusami, lasciare il ministero come scelta libera perché mi metto a stima una persona e un'altra cosa invece essere proprio essere scomunicato dalla chiesa, sono due cose differenti. Il cartellino rosso, a lui tutte e due le cose, perché quella cosa lì gli era proprio piaciuta, credimi. Ora non mi fare aggiungere altro. Donna, al volo, giustamente la stella vuole sapere la foto tra il Papa e Ibrahimovic, un po' il diavolo e l'acqua santa, no?
Nel vero senso della parola, in questo caso, voi, essendo Ibra del Milan. Ma credo che il ruolo del Papa implichi anche queste sorte di foto, come quando vanno a trovarlo i potenti della terra. Quindi uno non è che è una cosa abbastanza istituzionale. Ci hai fatto tornare voglia di tornare in chiesa. Senti, ti lasciamo con una domanda. Ci fai una preghierina anche per noi agnostici, già che ci siamo? Ma io ricordo sempre tutte le persone, perché tutti, anche quelli che non ci credono, sono ricordate da Dio. Grazie. Chiedigli se aveva la tunica rosa. Io sono preparato. Chi? Lui, domenica. La tunica rosa? Avevi la tunica rosa domenica? Allora, io l'avevo viola, perché qua non la teniamo quella cosa, ma nel rito romano si utilizza anche quella. Sbagliato, è l'unica domenica all'anno. Sbagliato lavaggio. Grazie Don, che Dio ti benedica. Un abbraccio. Ciao, un abbraccio ragazzi. Ciao.